Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo correttore che è super parlato, super chiacchierato e quindi l'ho voluto provare. Si tratta del Maybelline Instant Anti-Age Correttore Trattamento. Dice che contiene bacche di goji, vabbè. E questo, quello, insomma, fatto con la spugnettina e si manda sul correttore. Tirandolo su, come vedete, io l'ho proprio finito, finito, finito. Quindi posso dirvi qualcosa. Ne ho sentito parlare davvero benissimo come correttore anti-occhiaie, anti-borse, anche per un ritocco comunque molto, molto luminoso. Non mi è piaciuto sinceramente più di tanto. Ha una copertura abbastanza bassa. È vero, è facile da applicare. È molto confortevole, non va a spostarsi, anche se è meglio applicarlo e poi fissarlo con la cipria, ma comunque sia non mi ha entusiasmato. È vero che fa il suo lavoro, questo assolutamente, ma ha un prezzo che mi sembra un po' elevato per quello che fa, perché comunque un correttore sì, è illuminante, leggermente illuminante, però per coprire bene borse e occhiaie abbiamo bisogno di un altro correttore, un po' più scuro. Quindi questo è una base per correttore, non mi piace. Altra cosa, questo sistema di far salire il prodotto qui non ti permette di far uscire tutto il prodotto, quindi questa parte finale non andrebbe sprecata. Quindi ho proprio smontato il barattolino per riuscire a prenderlo tutto. E ci sono riuscita, perché qui non si spreca niente. Allora, cosa dire in conclusione? Per le mie occhiaie assolutamente non va bene, è blando, ci vuole anche qualcos'altro. Quindi va bene per chi ha poche occhiaie, poche borse da coprire, oppure per un trucco da tutti i giorni, questo sì. Però se le avete molto marcate o molto scure, ci vuole un qualcosa di più scuro prima e poi dopo questo che vada un attimo a, come si dice, armonizzare il volto. Ed omogenizza il colore. Ok, quindi io questo ve lo consiglio con riserve e spero di esservi stata utile. Fatemi sapere se l'avete provato e come vi siete trovate. Se vi piacciono le mie recensioni, iscrivetevi al canale e mettetemi un like così non perdete neanche le prossime recensioni beauty. Ciao ciao!